Siamo al 49esimo e 20 secondi, gentili amici all'ascolto di Radio Galileo. La Ternana in vantaggio per 2-1 in virtù della doppietta di Furlan con Mazzoni che sta per rimettere in gioco il pallone. La rincorsa del portiere della Ternana. Ecco, è pronto Mazzoni a rimettere in gioco il pallone. Ricchetti facendo i propri giocatori di star guardinghi. Batte Mazzoni. Il pallone piove dalle parti di Avenatti, poi rilanciato in avanti, ma Valiente ci mette un piede. 49 minuti e 50 secondi, Di Gennaro rimanda in avanti, un pallone che spiove. In questo istante il direttore di gara fischia la fine del match. La Ternana si porta a casa 3 punti, credo meritatamente, senza ombra di dubbio, per le occasioni che ha avuto la formazione di Roberto Breda nel corso del match. Quindi una doppietta di Furlan, un splendido calcio di punizione, il secondo gol ha deciso questo incontro dopo che il Latina aveva pareggiato il conto dei gol con un'azione viziata da un clamoroso fallo di mano non fischiato dal direttore di gara. Quindi una Ternana che si aggiudica meritatamente questo incontro, riscatta un po' la sconfitta del derby, si porta a quota 10 in classifica generale, ma quello che è più confortante è che la Ternana ha messo sul terreno di gioco una prestazione di quelle importanti, una prestazione in cui ha avuto il comando delle operazioni dall'inizio alla fine, in cui ha avuto tantissime occasioni da gol che purtroppo non sono state sfruttate nel migliore dei modi, altrimenti ci avrebbe fatto soffrire di meno la formazione di Roberto Breda. Comunque è stato sicuramente importante ed ora la squadra si raduna praticamente il solito cerchio, vedremo se in mezzo ci sarà ancora una volta Mazzoni. I giocatori della Ternana vanno in cerchio e si congratulano praticamente per questa vittoria che credo di non essere smentito è ultra meritata per le tante occasioni da gol che la squadra rossoverde si è creata. Luca Giovannetti, una vittoria strameritata. Cerco di essere equo ed equilibrato. Il risultato giusto sarebbe stato, contando le palle gol e partendo dal presupposto che non tutte le palle gol possono tramutarsi in gol, il risultato giusto sarebbe stato 6-2 per la Ternana. La Ternana ha stradominato, ha avuto 3 palle gol clamorose per il 3-1 per chiudere il match. È vero che Mazzoni ci ha messo una pezza in due circostanze intorno a 10 dalla fine, ma insomma la vittoria è straordinaria e ottenuta nonostante una direzione arbitrale allucinante, ben coadiuvato, e qui sono sarcastico, da un assistente di linea che era presente solo fisicamente. La peggiore direzione arbitrale in 4 anni di B, la più bella Ternana di questo primo bimestre di campionato, i primi punti in trasferta, 3 punti strameritati ottenuti in grande emergenza. E tra l'altro con i 2 centrocampisti che giocavano per sostituire i 2 titolari, lo squalificato Lusellato e l'infortunato Coppola, al loro posto Zampa e Palumbo, che sono usciti per infortunio, il primo nel primo tempo, il secondo in avvio di ripresa. È stato bravo Breda a rimescolare le carte, è passato dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1, poi di nuovo al 4-2-3-1. Certo, ci siamo schiacciati all'indietro, abbiamo perso 20 metri quando è uscito Condò, ma devo dire che Monteleone in coppia con Ianzi ha formato una mediana di quantità.